tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Fiona e ci troviamo nuovamente alle 3 2017 di Los Angeles. Yeah! Basta. Come potete vedere alle mie spalle o di fronte a me, comunque uguale, stiamo provando Super Mario Odyssey per Nintendo Switch. Ecco qua i nostri due Joy-Con ed andiamo a provarlo immediatamente. A dire la verità, io già l'ho provato e mi sono divertita tantissimo. Il gioco arriverà ad ottobre in Italia e noi non vediamo l'ora di provarlo. Intanto questa è la demo che c'è qui alle 3 2017. La storia è semplicissima. Io pensavo che Princess Peach si fosse fatta rapire da Bowser, invece no, mi hanno detto che Bowser ha deciso di sposare Peach e niente, ha affisso tutti questi cartelloni con il matrimonio e ovviamente, visto che questo matrimonio non sa da fare tra Peach e Bowser, Mario ha deciso che deve andare a fermare tutta questa cosa. Ovviamente Mario va in giro con una nave spaziale che si chiama Odyssey, il cui carburante della Odyssey ovviamente sono delle lune che dobbiamo andare a recuperare all'interno dei diversi mondi. Innanzitutto la cosa bella di questo gioco è che abbiamo un'interazione con il cappello. In poche parole, se voi fate così, vedete, potete lanciare il cappello, potete farlo anche con due mani, potete fare questa cosa qua e il cappello viene lanciato all'insù. Quindi il cappello viene utilizzato come arma ed è veramente fighissimo. Tra l'altro il cappello può entrare all'interno di alcuni oggetti per poterli utilizzare a proprio uso e consumo, ma adesso vi mostro, se ne trovo uno, come funziona. Super Mario Odyssey! Sono troppo contenta di provarlo. Allora, posso uccidere tutti i cattivi con il mio fantastico cappello. Salto e basta, quindi... Ah no! Ecco cosa volevo farvi vedere. Allora, se io colpisco con il cappello il proiettile, divento il proiettile. Infatti sono un proiettile con i baffi e il cappello di Mario. Posso decidere di andare a destra e a sinistra, andare un po' dove voglio. Mi seguono! They are following me! Vai, 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 vai veloce! No, vabbò! Non sono capace. Aiuto, aiuto. Ok, aiuto. Sto morendo. Ok. Ok. Ci riproviamo. Allora, raccogliete un sacco di monete. Che cos'è questa? Fiore, salta. Bello, bello. L'altra cosa che volevo farvi vedere che è fighissima è questo ritorno al passato, perché se entrate all'interno del tubo in questo modo, ritorniamo a una versione in due dimensioni, quindi potete giocare al Mario originale, insomma. Quindi all'interno del muro fate tutto quello che dovete fare, vi abbassate. E l'altra cosa, guardate adesso cosa accade. Opla! Salgo sul muro e magicamente ritorno in tre dimensioni. Secondo me è un'idea fighissima. Sono morta. Va bene, sono morta, ho ripreso di nuovo dalle nostre rovine, però direi che questo video termina qui. Per quel poco che abbiamo visto, il gioco è veramente, veramente fighissimo. Speriamo che nel corso di tutto il gioco non ci si annoi, che il gameplay non diventi ripetitivo, però per gli appassionati di Mario come me iniziamo già molto, molto bene. Spero che intanto questo video vi sia piaciuto, ricordate di iscrivervi al canale e di guardare tutti i nostri altri video. Mi incarto in continuazione, sono stanca. Un bacio a tutti, ciao!